Il bello e il cattivo tempo, incontriamo una cara amica, bravissima attrice, che la prossima settimana sarà in scena con una opera importante, con un lavoro importante. Ahimè sì. Dal titolo si chiamava Donatella come me. Parlaci un po' di questo spettacolo. Allora, si chiamava Donatella come me, nasce nel 2009 in realtà, le prime due paginette, quando Gianni Guido fu scarcerato legalmente perché aveva scontato la pena, 15 anni. Parla dei 30 anni successivi di Donatella Colasanti, la vittima del massacro del Circeo, quella che si è salvata in realtà per altri 30 anni, e ripercorro 30 anni di storia italiana in qualche modo, tra le leggi sullo stupro, la vita di lei che ho voluto immaginare e le sue poesie anche. Tu non hai avuto contatti con lei per preparare questo spettacolo? Hai immaginato tutta una vita? Oppure hai avuto degli input da Donatella? Allora, lei non l'ho conosciuta, però ho fatto una ricerca e ho conosciuto tutte le persone che l'hanno conosciuta. Ho parlato con il fratello, il quale mi ha dato alcuni testi poetici che altrimenti non avrei potuto avere. E ho parlato con un sacco di gente che l'ha conosciuta in realtà. Senti, cosa significa portare in scena un personaggio ormai dimenticato purtroppo dalla cronaca, ma diciamo che invece è quello che forse in Italia ha acceso la miccia sul problema, o uno dei personaggi che ha acceso un faretto sul problema della violenza sulle donne? Esattamente. Donatella praticamente è stata protagonista di uno degli eventi più efferati della nostra storia, e la legge sullo stupro è cominciata a cambiare quando le femministe si sono rese parte civile per i delitti del Circeo, quindi è da lì che è nato il cambiamento. Poi ci ha impiegato 20 anni, credo, è iniziato nel 76 e la legge è cambiata da reato contro la morale a reato contro la persona nel 1996, 20 anni dopo. Quindi insomma un bel processo, diciamo, di emancipazione, chiamiamola così, e umanizzazione. Tu che Donatella sei? Allora, nella scena sono in parte Donatella May, io che racconto la storia in modo giuridico, a volte con qualche apertura all'ironia, perché in realtà sarei una comica, e sono anche Donatella Colasanti, quello che io ho immaginato che lei avrebbe potuto dire se avesse avuto una consapevolezza della sua tragedia, perché non ha neanche fatto un'analisi mirata. Ho tentato di immaginare come ha vissuto questi 30 anni questa donna, che peraltro appunto rischia di essere dimenticata, perché le nuove generazioni, nonostante si strombazzi tanto il femminicidio e la violenza contro le donne, queste due donne sono quasi sconosciute alle nuove generazioni, e invece la memoria vuole che le si ricordi. Per me è faticosissimo comunque. Vabbè, è uno dei grandi mali del nostro tempo, la memoria corta che ci porta sempre a fare i soliti errori, però non divaghiamo. L'appuntamento è al Centro Artemia, dai tu i riferimenti? Il 24 alle 21 e il 25 novembre alle 18, che è anche la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in via Amilcare Cucchini 36. E noi ci saremo e aspettiamo anche voi. Ciao, grazie. Ciao.